Un convegno sul bullismo questo venerdì all'Hotel San Giorgio. Quali sono le vostre aspettative e chi ha organizzato l'iniziativa? L'iniziativa è stata organizzata dall'associazione Astud, è un'associazione neonata, nata da pochi mesi e l'ho fondata, si chiama Associazione Tutela Umani Diritti. L'ho fondata proprio perché sento molto questa, la difesa dei diritti umani, qualsiasi sia, dai disabili agli anziani, ai bambini, ai diversamente giovani, diciamo. E ora stiamo trattando il problema del bullismo, perché è un problema molto sentito in città, non soltanto in città, ma proprio nella nazione, in tutto il mondo. L'abbiamo organizzato proprio per sensibilizzare la città, ma non soltanto la città, anche le istituzioni e le scuole che sono già molto, molto sensibilizzate. Questo convegno sarà una nascita per poter entrare proprio nelle scuole, per poter fare qualcosa nelle scuole, aiutati anche dalla polizia, che ci hanno promesso una grossa mano. Nasce come un piccolo scherzo. E poi diventa un grosso problema che porta addirittura a far uccidere il ragazzo. Infatti, quel convegno di venerdì 16 parteciperà la dottoressa Teresa Manes, che è la mamma di Andrea, il ragazzo dei pantaloni rosa, che deriso dai compagni e additato come ragazzo gay, alla fine non ce l'ha fatto più e si è uccisa. E lei quindi ha fondato un'associazione proprio perché vuole sensibilizzare tutti a questo problema. Parteciperà la dottoressa Teresa Manes, poi parteciperà l'onorevole Marietta Tidei e parteciperà un delegato della Questura di Roma proprio che tratta questi argomenti, l'argomento del bullismo, e la dottoressa Annalisa Caruso e poi sarà moderatrice l'avvocato Rosalba Padroni. Volete quindi lanciare un appello di sensibilizzazione e Sì. magari un invito per Sì, venerdì? a tutta la città. Allora, visto l'importanza del tema trattato, noi invitiamo tutta la popolazione a intervenire.